Cronicità, grande apprezzamento per i servizi offerti dalle farmacie sul territorio, il rapporto di cittadinanza attiva. Sardegna, c'è l'accordo per le vaccinazioni antinfluenzali in farmacia. Annis, partiremo dalle 150 aderenti. Ticket sanitari in farmacia, ha raggiunto l'accordo tra Federfarma Piemonte, Satispay e Campo Group Medical. Test antigenici rapidi validi per Green Pass. Federfarma pubblica la lista UE aggiornata. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel. Le criticità nell'accesso alla diagnosi e alla cura sono in crescita. Aumentano anche i costi privati per un paziente cronico su due, mentre uno su cinque rinuncia alle cure per motivi economici. Sono alcuni dei dati più allarmanti emersi dal 19° rapporto sulle politiche della cronicità, dal titolo «La cura che non c'è», presentato da Cittadinanza Attiva. La ricerca ha indagato anche il rapporto tra farmacie e pazienti cronici. Dai dati emerge che i servizi maggiormente fruiti in farmacia sono il monitoraggio di parametri quali pressione o peso, le preparazioni galeniche, la prenotazione di visite ed esami. I dati del rapporto, commenta il presidente di Federfarma Marco Cossolo, confermano che la farmacia svolge un ruolo essenziale nella gestione del paziente cronico e indicano che dobbiamo impegnarci di più nel far conoscere servizi fondamentali come il monitoraggio dell'aderenza alle terapie o i servizi di telemedicina e teleconsulto. Raggiunto l'accordo tra Regione e Federfarma Sardegna che sancisce l'avvio delle vaccinazioni anti-influenzali in farmacia. Dobbiamo solo definire l'approvvigionamento, ma credo che già in questi giorni potremo essere operativi nelle prime 150 farmacie aderenti, ha spiegato a filo diretto il presidente di Federfarma Sardegna, Pierluigi Annis. Iniziamo il percorso delle vaccinazioni nell'ambito della farmacia di servizi per essere pronti ad ampliare ulteriormente in futuro l'offerta di servizi sanitari, ha dichiarato Annis. Offrire alle farmacie uno strumento in più per completare la propria offerta grazie a Connect, un servizio sviluppato da Satispay che permette di accettare il pagamento di ticket sanitari per prestazioni specialistiche e ambulatoriali del circuito PagoPA, con qualsiasi metodo di pagamento in modo ancora più semplice e veloce. È il progetto portato avanti da Federfarma Piemonte, Satispay e Campo Group Medical. Una soluzione, ha commentato il presidente di Federfarma Piemonte, Massimo Mana, che consentirà alle farmacie piemontesi di estendere la propria offerta di servizi sanitari. Federfarma rende noto che l'Health Security Committee dell'Unione Europea ha disposto l'aggiornamento dell'elenco dei test rapidi validi ai fini del rilascio del Green Pass, che prevede attualmente 177 codici identificativi. Tutti i dettagli potete trovarli nella circolare di Federfarma, consultabili nella sezione d'accesso riservato del sito. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. L'appuntamento con una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel è per domani. Buona giornata!